Le interviste impossibili. Alberto Arbasino incontra Nerone. Oh, maestà, che piacere. Senta, maestà. Chiamatemi pure superstar, come tutti. Volete anche voi un'intervista? Ecco, se fosse possibile, magari. Vi farò una lezione. Musica. Vi interessa la mia arte o il mio ufficio? Ah, tutte e due, come si fa a distinguerli? Bene, allora mettiamo su un po' di Berlioz, che va sempre bene, impero e godimento. Dunque, dicevamo... Ecco, scorrendo qui l'elenco degli imperatori, si rimane colpiti da una serie di coincidenze che sono affascinanti, però anche un po' sospette. Insomma, si nota subito che si dividono in due categorie nettissime, assolutamente incompatibili. Da un lato ci sono degli imperatori... Cosiddetti savi, e dall'altra però degli imperatori... Cosiddetti. Insomma, cosiddetti folli. Ah, io non m'offendo, state freschi. Ma, insomma, questa successione di imperatori cosiddetti savi e di imperatori cosiddetti folli si snoda un po' troppo regolare, no? Un po' troppo precisa, armonica. Non sbaglia un colpo. Ebbene, ma intanto risulta anche un po' sospetta, eh? Siamo ancora a questi punti? Beh, insomma, non sarebbe neanche male, dopo tutto, disporre di una chiave, di una qualche chiave per capirci un po' di più, no? Non ci vuol niente. Senta Berlioz, che bello. Già, però da un lato quegli imperatori là... Burocratici, impiegatizi, mezze mani che li conosco. Cesare, Augusto, Claudio, Galba, Tito, Nerva, Traiano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Settimio Severo, Alessandro Severo. Che noiosi li conosco, che fastidio. E beh, però intanto d'altra parte ci sono gli altri. Gli imperatori deliranti, si capisce. Nerone sempre il meglio, avete fatto benissimo a rivolgervi a me. E poi Caligola, Ottone, Vitellio, Domiziano, Commodo, Caracalla e naturalmente Elio Gabalo. E forse anche il povero Tiberio, vi pare poco? Ci mette Tiberio? Ma sì, in fondo è vero, lasciamo da parte Tiberio. Appartiene come Adriano agli imperatori antologici, eclettici, sempre tentennanti. Sono imperatori del ni, del volere e non potere, delle cose lasciate a metà. Non si buttano mai decisamente da una parte sola. Beh sì, gli altri almeno sono tutti d'un pezzo, no? Proprio tutti d'un pezzo. Si capisce, tirano a distinguersi da sé in due classi molto precise che corrispondono poi, e non a caso, a due categorie dello spirito molto ben definite. Di qui la ragione, di là l'immaginazione. Diciamo due principi incompatibili, suona bene. Spero bene. Da un lato il buon senso, la gerarchia, la pedanteria, la routine, la macchina impiegatizia che spegne la fantasia e livella la vita. Mai uno slancio emotivo, un'espansione romantica, invece tutto un mondo razionale dove trionfano i funzionari aziendali, gli ispettori
fiscali, i commessi ministeriali, i provveditori statistici, li conosco i miei colleghi imperatori burocratici. Amano solo la ragioneria dello Stato, gli ordini del giorno, le sedute del condominio. Sono geometri pignoli che percorrono solo terreferme solide e concrete senza mai sospettare né il dionisismo, né l'orfismo, né il manierismo, né il sublime. Credono nelle guerre di confine, negli ingrandimenti territoriali, negli avanzamenti dei funzionari, negli armadi della biancheria sempre in ordine, nell'identità tra cultura e anno accademico, nell'iniziativa pretoria e questoria e prefettizia, nella gestione commissariale. Coltivano le matematiche e il diritto romano, strumenti principali dell'iniquità del principe. Identificano il progresso negli incrementi aziendali e stradali. Imbrigliano l'umanità infelice in strutture amministrative e finanziarie sempre più soffocanti. Si coricano con il fatturato. Costruirebbero qualunque macchina per arrivare alla luna pur di non gettare il minimo sguardo nel cuore umano. Ma c'è un guasto. Chi ha detto di metter su Rossini? Via subito. Dicevamo prima il cuore umano. Già, la psicologia del profondo. Insomma, non è possibile con questi imperatori ragionieri. Con loro il razionalismo diventa dispotico. Questo illuminismo tira fuori la prepotenza. Questa scienza mostra la faccia oppressiva. Questo moralismo diventa tecnologico, funzionale, ottimistico. Insomma, basta. Vuole una mano? Dov'è il mio Berlioz? Non ce n'è più. Allora che Rubini, come sempre. E invece tutti irrazionali, tutti deliranti, come Rimbaud, come Artaud, e come Nietzsche, come Bataille, e tutti somigliantissimi, ecco gli imperatori dell'immaginazione, cioè la moltiplicazione, la vertigine e questa trasgressione di ogni interdetto, la pittura d'azione, il teatro di gesto, il cinema di Fellini, questo trionfo del mistero sacro e provocatorio a spese della contabilità e della tecnologia, la mortificazione della meccanica davanti allo sfrenamento dell'esperienza interiore, cioè il vero teatro della crudeltà. Ah, ma allora va bene. E allora, se il delirio preteso degli imperatori irrazionali corrispondesse poi a un disegno personale e politico, altrettanto preciso che l'amministrazione ragionieresca degli imprenditori realistici? Non per nulla. Certi circenses apparentemente dissennati funzionavano, secondo molti storici, anche per conculcare l'autorità senatoria. Cioè sono contestazioni interne del potere, cioè, tanto per fare i primi due esempi che mi vengono in mente, equivalgono alla presa del potere da parte di Luigi XIV o allo scatenamento della rivoluzione culturale cinese da parte di Mao. Certo, sono tanti. Chi? Chi? Gli imperatori deliranti. Certo, si capisce, perché no? Ma proprio per la frequenza delle loro apparizioni e per la qualità molto formale e cerimoniale della loro immaginazione, almeno qualche sospetto avrebbero potuto insinuarlo agli storici burocratici. Come chi? Svetonio e Tacito, ben inteso, non cerchiamo di farmi passare per uno stupido. C'è qui ancora un po' di Berlioz avanzato. Mettilo su e sta zitto. Thank you.
Non solo, sono tanti, dicevamo, questi nostri amici imperatori deliranti, ma soprattutto non appaiono e non agiscono mai a caso. C'è altrettanto metodo nella loro apparente follia quanto nella contabilità e nel moralismo e nel neorealismo degli imperatori razionali. La differenza è sempre la stessa che corre e si fa per dire tra Borromini e Canova a presente. Beh, ma anche magari fra Strindberg e Brecht. Ma no, gli imperatori burocratici sono incapaci di ironia. Ma è già mica facile. Attento qui piuttosto, le mamme e le nonne e le zie di questi imperatori deliranti sono sempre delle principesse orientali, imparentate coi grandi santuari dell'Asia Minore, e ci sono sempre dei maghi a queste loro corti. Sempre tener presente. La loro nascita viene accompagnata da prodigi celesti, cioè congiunzioni della stella reale che appartiene alla costellazione del Leone, indipendenti dalle congiunzioni zodiacali periodiche. Questi segni vengono interpretati dall'astrologia reale, che è praticata come una vera scienza nei santuari asiatici. Greci no. Ma che, per carità, parlo del Serapeo di Alessandria di Egitto e poi dei templi solari di Emesa e di Eliopoli. Ma da che parte sono? Sono giù verso Efeso, verso Pergamo, Mileto? Un po' più giù, bassa Turchia comunque. E lì i sacerdoti erano sempre parenti stretti dei sovrani locali, e questi a loro volta sono sempre in complicatissimi rapporti con l'imperatore in carica, anche se è burocratico. Si sa, vassallaggio, complicità, adorazione, debiti, amicizia personale, polizia privata, nonne e zie in comune. Ma allora, quando l'imperatore in carica deve scegliere un successore, come succede? Ma qui si frana nella Carolina in vernizio. Avete presente? Sorbite questo decotto, me l'ha consigliato un santo eremita, vi farà benissimo. Oppure, figlio mio, ti credevo naufragato 20 anni fa e ora ti ritrovo commendatore. E queste invernizio sarebbero nel nostro caso quegli storici un po' troppo positivisti che romanzano sempre le trame di palazzo, senza mai riflettere sui culti sotterranei di Mitra, così in voga a Roma. Chi li aveva importati? Ma dei pirati catturati da Pompeo. Ma già ai tempi del povero Augusto, i 7 colli erano traforati di mitrei, come 7, starei per dire, formaggi gruviera. E si sa che tutte le gerarchie politiche e militari si ribaltavano nelle profondità di questi santuari occulti, come nella massoneria e nella mafia. Normalmente lì sotto il ministro serviva a tavola l'usciere, il centurione si faceva lucidare la corazza dal sovrintendente, e magari un colonnello mago impone all'imperatore in carica, a lui subordinato nella gerarchia del mitreo, quindi meno mago, la adozione ineluttabile di un bambolo qualunque determinata da un oroscopo imperial astrale di origine orientale. Se non si tiene presente questo, non si capisce più niente delle geniture che regolano la successione degli imperatori romani fin dai primissimi. Non sono mai geniture anagrafiche, sono astrologiche. E del resto basta osservare che mentre gli imperatori vanno e vengono, la genealogia dei maghi di corte si svolge inappuntabile, di padre in figlio. Si chiamano alternativamente Trasillo e Balbillo, proprio come le grandi cariche dello Stato francese si trasmettono ereditariamente nelle famiglie dei grandi funzionari, mentre cambiano i Borboni e gli Orléans e i Bonaparte. E questa cos'è? Mi
niente, la morte di Cleopatra, sentite, muore, appunto. Nei primi secoli dell'impero romano, il vicino Oriente sembra la Germania del Settecento, divisa in tanti piccoli stati molto graziosi, con tante dinastie eleganti, tutte imparentate fra loro, che cambiano continuamente di potere politico e di peso specifico mondano. E di solito conservano qualche frazione di potere locale, di fisco e di polizia, con l'autorizzazione di Roma, proprio perché i romani dominatori sono snob, come questi americani del Novecento nei confronti delle contesse europee, e trovano supremamente chic queste piccole corti orientali vassalle. Ah, ma allora quelle regine drammatiche, famose, tipo Bernice di Rassen, tipo Zenobia di Palmira, quelle lì. Tutta una confederazione di corti e di santuari, nipoti dei Tolomei egiziani, pronipoti abusivi di Alessandro Magno, i commageni di Antiochia, il ben noto Erode, il simpatico Tiridate d'Armenia che ha portato tanti maghi nuovi a Roma, tutte le cugine e le cognate di imperatrici romane come Giulia Domna e Giulia Mesa e Giulia Mammea, e sono loro che mettono a punto questo gusto per la magia astrologica e per il cerimoniale solare e lo trasmettono alla corte imperiale romana. Sono fenomeni di snobismo culturale anche troppo noti. Basta pensare quante feste a New York quando arriva un armatore greco o un sarto francese a Roma. Era lo stesso, lo è ancora adesso, tanto più che questa pratica dell'astrologia imperiale viene continuamente ravvivata dai viaggi degli imperatori nei santuari più chic e nelle corti più spumeggianti. Ma di qui poi dove si arriva? Ma naturalmente tutto questo spiega chiaramente il senso delle cosiddette follie degli imperatori deliranti. L'astrologia spiega tutto. Infatti, queste loro manie così unilaterali, così precise, così specifiche, tirano a indicare un'identificazione programmatica a ogni costo col segno astrologico individuale di ciascun imperatore. Dunque, ecco il teatro apollineo per Nerone, la furia alessandrina per Caligola, la caccia erculea per Caracalla e Commodo, e lo spasimo solare per Eliogabalo. E fra l'altro il programma astrologico corrisponde a un calcolo politico nettissimo. Nerone quando canta o Commodo quando fa il gladiatore sanno benissimo cosa vuole il pubblico in quel momento. Vuole spettacolo, come adesso né più né meno. Pensano di più alla crisi o di più alla partita? Eh? Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Alberto Arbasino con Nerone. Nerone era Mario Missiroli, regia di Vittorio Sermonti.